Allora, sono Sergio Ferraris, ripeto, giornalista scientifico ambientale, direttore di una rivista di Lega Ambiente Qua Energia. Ci occupiamo di energie rinnovabili, per cui spesso e volentieri abbiamo a che fare con materie tecniche, imprese, eccetera, eccetera. Allora, ringrazio gli amici di LSD a cui sono associato per avermi invitato a moderare questo che non è una presentazione, una serie di presentazioni, ma è un tavolo di lavoro. Sarà estremamente discorsivo ed è un tavolo di lavoro, diciamo, con realtà istituzionali e aziendali. Io vi faccio vedere due o tre slide che ho fatto di presentazione che ho mandato ai nostri ospiti in maniera di inquadrare sostanzialmente il problema. Allora, premesso che non esiste più l'informazione come una cosa monolitica, esistono le informazioni. Il reale è aumentato di complessità e ciò parcellizza l'informazione che da un blocco monolitico diventa le informazioni, al plurale e parcellizzate. E questo, diciamo, è il segno dei tempi sostanzialmente, cioè è ciò che sta accadendo ed è inevitabile. Aumenta la complessità del reale, aumenta, diciamo, la complessità delle informazioni. Non se ne scappa. E succedono cose strane. Pensate che cosa è successo con la musica. Dal vinile si passa a iTunes e Spotify. E dalla televisione si passa al flusso, diciamo, unidirezionale, a quella on demand, Netflix, e dalla radio invece il flusso al podcast. E la cosa è già successa, perché noi usiamo questi mezzi già ora, sostanzialmente. E la cosa, secondo me, succederà, ed è salutare, anche con l'informazione testuale scritta online, d'accordo? Cioè saltano le piattaforme di intermediazione, per quanto mi riguarda, secondo me salteranno gli editori tra un po' di tempo, non salteranno i giornalisti, a meno che, come abbiamo visto stamattina, non arrivino i bot da computer, però faranno in realtà fare un salto di qualità necessariamente ai giornalisti, in quanto i giornalisti, anche se non se ne rendono conto, sono uno dei pezzi principali della filiera dell'informazione, cioè sono quelli che grosso modo la creano e la confezionano. Per cui è complicato, è come se nel campo musicale dovessero saltare i gruppi musicali, cioè coloro che fanno la musica ad alto livello. Cambiano i loro modelli di business, per esempio gli U2. La band rock negli anni 80 come modello di business aveva gli introiti da dischi, d'accordo? Adesso i principali introiti degli U2 sono i concerti, cioè la rappresentazione dal vivo. I dischi sono secondari, al punto che uno degli ultimi dischi l'hanno svenduto a Apple per una cifra molto bassa e Apple l'ha regalato ai propri utenti, d'accordo? Per cui mutano queste cose. La materia informativa si scinde, si atomizza, creando nuova inedita materia e perché si riaggrega. Pensiamo a quello che succede sul digitale, dove noi abbiamo delle unità informative che sono un mix di infografiche dinamiche, di video, di fotografie e di testi, tutto in un'unica soluzione. È un po' come una reazione nucleare. La materia informativa diviene una mutaforma. Scusate la mia passione per la fantascienza, e si riassembla, mentre l'energia derivata dalla scissione nel digitale spinge l'informazione su mezzi inediti, telefoni, computer, tablet e book reader, e domani le auto a guida autonoma. E nuovi media tutti da inventare. Pensate che negli Stati Uniti si sta studiando come occupare con l'informazione il tempo liberato dalla guida a causa dell'introduzione delle auto a guida autonoma. D'accordo? Ecco, all'Università della California sono usciti alcuni paper sul giornalismo su questo argomento. Cioè si libera del tempo degli utenti, benissimo, andiamo a occuparlo magari con l'informazione, con le news, visto che non devono guidare, non devono stare attenti a quello che succede all'interno della propria automobile. Allora, io ho nella mia elaborazione di questi anni quattro paradigmi. Il primo, abbiamo più informazione.
anche di qualità. Abbiamo un accesso incredibile all'informazione di prima mano. Io lo vedo nel mio lavoro. Negli anni Ottanta, quando io avevo un report magari di Enea, andavo dal mio direttore di Nuova Ecologia, che era Paolo Gentiloni, tra parentesi, dicevo: guarda, c'ho un report, facciamoci una serie di articoli, ce l'ho solo io, l'abbiamo solo in tre o quattro. Adesso normalmente per fare un pezzo sui cambiamenti climatici, per me è consuetudine consultare tre o quattro, cinque report di università, dell'ONU, di centri di ricerca, per cui abbiamo un accesso incredibile alle informazioni. Questa è una generazione di giornalisti che si affaccia, diciamo, a questo lavoro, che avrà il più grande accesso all'informazione nella storia dell'umanità, d'accordo? Non abbiamo mai potuto accedere in maniera così rapida, così efficiente, a una quantità di informazioni veramente incredibile per fare il nostro lavoro. Seconda cosa, le persone necessitano di più informazione, perché non è vero che le persone leggono di meno, leggono in maniera diversa, ma necessitano di più informazione, perché i problemi sono diversi. Pensate a quello che sta succedendo oggi con i report sulla disoccupazione fatti ieri dall'Istat, d'accordo? Cioè c'è gente sui social che condivide grafici, si scambia opinioni, eccetera, eccetera, per cui c'è un bisogno in realtà di informazione. Il digitale fa saltare l'intermediazione, come dicevo prima. Il digitale però ci sommerge di informazioni, d'accordo? Per cui uno dei ruoli in realtà di quello che saranno i giornalisti di domani sarà fare da filtro in maniera consapevole, per offrire, diciamo, un prodotto, un distillato informativo sostanzialmente, che sia corrispondente alle esigenze dei lettori. Io per esempio nel mio piccolo uso come filtro la rivista internazionale, perché mi riconosco nella linea editoriale di quella rivista, sono abbonato, leggo l'80% degli articoli che ci sono all'interno della rivista ogni settimana, ed è un filtro rispetto alla stampa internazionale. Allora, quindi l'informazione diventa quantistica, però le fonti primarie e gli utenti finali si mischiano, i ruoli diventano indefiniti e indeterminati. Come nel campo dell'energia, di cui mi occupo, noi siamo ai prosumer dell'informazione. Prosumer che cosa significa? Produttore e consumatore dell'informazione, con ruoli che si mischiano, d'accordo? Noi consumiamo l'informazione che facciamo noi giornalisti, consumiamo informazione che troviamo in rete in una certa maniera, però anche il lettore può da essere un produttore di informazione. Io sul mio Facebook, per esempio, ho una comunità di lettori che mi segue e che mi dà suggerimenti, alcuni dei quali spesso finiscono all'interno dei miei articoli, specialmente delle persone che conosco e che vivono negli Stati Uniti, che mi danno proprio delle dritte su Trump, d'accordo? Che una volta verificate finiscono a pieno titolo nei miei articoli, e personalmente io li ringrazio dicendo: questo concetto o questo articolo è stato fatto grazie al contributo di una persona che non conosco di persona, che conosco tramite Facebook, che mi ha segnalato una chicca magari su un giornale locale dell'Alabama o cose di questo genere. Questo mi succede già ora, da un po' di tempo. Però aziende e istituzioni sono coinvolte a questo punto in primo luogo come fonti di informazione, per cui si ribalta, e veniamo all'argomento di oggi, si ribalta un poco anche il ruolo delle istituzioni e delle imprese, d'accordo? Perché diventano produttori diretti, saltano l'intermediazione. Infatti qui abbiamo, diciamo, dei rappresentanti di istituzioni e di aziende che, diciamo, si sono posti il problema di produrre in prima persona l'informazione. E fate attenzione, visto che è una platea dei giornalisti e che siamo nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, questo non significa bypassare i giornalisti, significa usarli in maniera diversa, con il fatto che probabilmente il giornalista del futuro dovrà avere come proprio committente anche l'azienda diretta. A me già capita, io ho delle commesse per delle aziende che mi chiedono delle notizie, non mi chiedono dei comunicati stampa
oppure dei report aziendali o dei testi da mettere sul sito aziendale. Mi chiedono delle notizie, perché le aziende oggi diventano, sono consapevoli del fatto che hanno bisogno di notizie per mantenere viva l'attenzione dei lettori, barra consumatori, barra cittadini, eccetera, eccetera, sulle proprie attività. Vi faccio un altro esempio. Esiste negli Stati Uniti, ma è accessibile a livello mondiale, un marketplace business to business che mette in contatto i freelance con le aziende, freelance giornalistici con le aziende, e si chiama Contently, e sul mercato anglosassone è molto quotato perché rappresenta il punto d'incontro tra chi fa informazione e chi la consuma, anche se il ruolo diventa diverso. Come affrontare questa nuova fase che vede la perdita del ruolo dei media tradizionali, che di fronte, diciamo, a questa esplosione sono in affanno, specialmente in Italia, ma sono in affanno anche nel resto del mondo, d'accordo? Di fronte a tutto il dibattito che abbiamo fatto stamattina sul considerare Facebook o Google editori oppure distributori, eccetera, eccetera. E come cambia l'approccio all'informazione quando questa si parcellizza, diventa quantistica, d'accordo? Ecco, qui adesso io ho finito, vabbè, questa è pubblicità mia, e questi sono i problemi che ci troviamo ad affrontare.